Monica, benvenuta. Benvenuta. Piacere. Allora, Monica, che tra l'altro tra poco, tra pochi giorni, il 18 maggio, il giorno del compleanno di Giovanni Paolo II, compirà, possiamo dirlo, Certo. 44 anni, quindi noi le facciamo gli auguri in anticipo. Allora, andiamo indietro, indietro nel tempo. Andiamo, a Monica ventenne. Che va in pizzeria come tanti ragazzi, come facciamo tutti anche, con degli Certo. amici. È un giorno come gli altri, in Un realtà non è sabato come gli altri. affatto un giorno come gli altri. Che succede? Chiedo scusa. Era un sabato, quindi andai a mangiare la pizza È di Ferrara, ai lidi Monica. ferraresi e mangiai una pizza che prendevo sempre ed era una pizza con prosciutto e funghi. Però anche le persone che erano con me mangiarono quella pizza perché inizialmente si credeva di essere intossicati dai funghi e invece non era così. È Ma che cosa è successo? successo che il tempo di averla digerita, 3 ore, cominciai a non respirare più, mi sentii proprio soffocare, mi si ribaltò la lingua indietro, diventai completamente cianotica. Lei non aveva mai E avuto mai, anche intolleranze, è stata una perché cosa è improvvisa. stata una cosa asintomatica, è stata come una bomba caricata a orologeria, non avevo mai avuto nessuna reazione asmatica o problemi che mi potessero dire che queste cose non le potevo mangiare. Io mangiavo di tutto, mangiavo anche i sassi, cioè proprio E ero che cosa è con. successo? Quali sono state le È conseguenze? successo che sono andata, che praticamente ho avuto il rilassamento completo di tutti gli sfinteri, quindi ho perso completamente conoscenza, ho buttato gli occhi al cielo, ho fatto vabbè, tutto addosso e poi non respiravo più, la lingua mi si è ribaltata in gola. Per fortuna che c'è stata la prontezza di chi era con me, che mi ha voluto E lei? portare in pronto soccorso a Ferrara, ma notare che da dove ero io erano circa 50 km. Lei pensi che bastano 6 minuti per non respirare per avere una morte cerebrale. Arrivai al pronto soccorso e praticamente i medici non sapevano veramente da che parte prendermi. Chiesero di tutto, chiesero se usavo sostanze stupefacenti, se ero in overdose. Quindi lei era ancora No, cosciente? io non ero Ah, cosciente, ero ecco. completamente Quindi le incosciente. domande le facevano ai genitori che Volevano sono. tracheotomizzarmi, insomma, per salvarmi la vita il più possibile, al che scoprirono, mio malgrado, che mi ero allergizzata tutto a un colpo a certi alimenti che rientrano nella vita quotidiana di ognuno di noi, quali il pomodoro, perché per me quella sera era stato il pomodoro della pizza che mi aveva fatto andare in E coma. lei si ritrova in Mi coma. sono trovata ad avere un coma ipercapnico, cioè non c'era più lo scambio gassoso tra ossigeno e anidride carbonica, quindi ero diventata cianotica e le possibilità di salvezza erano praticamente nulle. Addirittura avevano detto i medici che se mi fossi salvata sarei rimasta una vegetale. Che cosa succede? Allora, lei si ritrova in coma. Questo Succede accade intorno a lei, ma nel frattempo, dov'è Monica? Che paradossalmente ho avuto un'esperienza traumatica, drammatica, perché io ero morta, però io vedevo e sentivo tutto quello che i medici dicevano, sentivo il medico che diceva no dai, stacca i macchinari, no dai, teniamola ancora in vita. Io vedevo e sentivo tutto, al che ho visto e vissuto un tunnel di luce meraviglioso, perché sono uscita completamente dal mio corpo. Ho visto i medici che si accanivano per salvarmi, ma io ero sopra il mio corpo, non vedevo, non sentivo il dolore fisico, ma vedevo tutto. E facevo così con le dita, come dire, ok, va tutto bene, non preoccupatevi. Vidi questo meraviglioso tunnel di luce con dei meravigliosi colori, delle meravigliose melodie, dei profumi che neanche il tramonto più bello può regalare su questa terra.
E io lì stavo bene perché non avevo la percezione del dolore. Non avevo Quanto è rimasta in coma? Circa 3 giorni. Non avevo la percezione del giudizio, non c'era nessuno che mi giudicava, nessuno che mi diceva come mi dovevo vestire, come mi dovevo truccare. Era bellissimo. E quando venivano intorno a me delle persone meravigliose, persone vestite normalmente, non è che vedevo gli angeli con le ali come tutti ci immaginiamo, persone vestite nella quotidianità normalissime che mi sorridevano, mi accoglievano, c'era proprio accoglienza. Ecco, io la interrompo per chiederle, lei ha raccontato che tra queste presenze ce n'erano in particolare due che ha visto accanto a sé, Padre Pio? Ho visto il Padre Pio e anche il Carol Wojtyla. Ecco, ma lei che ragazza era quando è successo tutto questo? Era una ragazza che aveva una profonda fede religiosa? No, veniva da una assolutamente famiglia no. In cui la devozione era no, molto forte? Io sono battezzata perché mi hanno battezzato, ma ero un po' atea, un po' superficiale, così, molto frivola. Davo molto importanza all'aspetto esteriore, le unghie lunghe colorate, il trucco, il parrucco, il vestito, la firma. Poi da allora invece ho capito che la vita non era quella, la vita era tutt'altro, la felicità era tutta un'altra cosa. Monica, ma quando è uscita dal coma la sorpresa è stata generale, i medici... I medici avevano detto che non mi sarei ripresa, poi ho avuto, diciamo che ho avuto una sorella che in sala di attesa ha pregato tanto la Madonna e ha visto l'immagine della Madonna velata. E lei le ha chiesto se per cortesia, siccome era appena venuto fuori il primario della rianimazione dicendo che non mi sarei ripresa o che comunque sarei rimasta una povera vegetale perché era stato troppo il tempo senza ossigeno nel mio cervello, mia sorella chiese se, alla Madonnina se potevo vivere ancora un po' su questa terra. Dopo 2 minuti rivenne fuori il primario della rianimazione dicendo che io ero sveglia, ero salva, non avevo avuto nessun danno irreversibile, quindi ho avuto anche la soddisfazione di continuare poi i miei studi. Ecco, 40 giorni 40 è giorni durata di, la convalescenza. Di reparto, sì. Quanto si sentiva differente, Monica, oppure completamente aveva... differente, perché ero una persona che non potevo più mangiare la pizza, ero una persona che non potevo più andare fuori con gli amici a mangiare, a ballare, quindi ero anche presa in giro perché tutti mi chiedevano... Ma i suoi pensieri erano cambiati, completamente, oltre alle difficoltà? Completamente, mi sentivo completamente diversa, però pian piano ho sentito invece che quella era la mia strada, perché probabilmente il Signore mi aveva voluto... Come quando San Paolo è caduto dal cavallo che è diventato cieco, probabilmente il Signore mi ha voluto dare una scossa forte per volermi rimettermi in cammino. Perché se c'era una... Premetto che io lavoro da 24 anni in ospedale ed ero entrata in qualità di operatrice addetta all'assistenza. Premetto che io ero la classica persona che non sopportava vedere le gocce di sangue, cadevo per terra. Ma è vero che lei è entrata come operatrice sanitaria, si è proposta nello stesso ospedale? Certamente, e ho lavorato in rianimazione e ho riconosciuto il medico che mi ha salvato la vita. Quando gliel'ho detto, dico, ma lei è il professor Tonini? Dico il nome perché lo dico, è il mio angelo, fa, sì, ma lei chi è? Dico, io sono Monica Petralia, sono la barzelletta di questo ospedale di cui tutti ridevate perché ero andata in coma mangiando una pizza. Lei stava dicendo, io sono la persona che aveva paura anche di una macchia, di una goccia di sangue. Cadevo per perché terra, svenivo. Perché ha voluto tornare lì e soprattutto perché ha voluto fare l'operatrice sanitaria dopo questa esperienza? Perché sentivo che il Signore è come se una vocina dentro di me mi dicesse, io ti ho voluto rimettere in vita, ti ho voluto ridare la vita, rimetterti in cammino, ma ora tu devi lavorare per me. Devi lavorare per me attraverso i tuoi fratelli più bisognosi. Io non volevo fare la missionaria o la suora, non volevo nemmeno fare l'infermiera, volevo fare qualche cosa di più umile, di più vicino all'ammalato. Cosa fai in ospedale? E cosa facevo? Facevo l'operatrice addetto all'assistenza. Quindi con quali malati si Quindi stavo vicino all'ammalato, aiutavo l'infermiera,
consolavo il malato che piangeva, gli davo da mangiare, gli asciugavo la fronte quando sudava, gli asciugavo le lacrime. Poi dopo, nel frattempo, mentre lavoravo, ho voluto prendere un diploma di laurea in scienze sociali, quindi sempre a che fare con l'ambito del paziente, ecco. Ora attualmente, dopo ho fatto altri concorsi interni, lavoro per tutt'altra cosa, lavoro per il centro elaborazione dati, però è stata una scala molto lunga, molto faticosa, ma... E forse quella ripartenza le ha dato anche l'energia per affrontare gli studi. Certo. Ma a un certo punto, durante questa esperienza nell'ospedale, aiutando gli altri, lei ha voluto scrivere a quel Giovanni Paolo II che ha sentito accanto a sé durante il coma, ma anche durante i giorni della convalescenza. Sì. Perché ha voluto scrivergli? Gli ho voluto scrivere questa lettera, questa preghiera, diciamo, intanto per ringraziarlo, perché secondo me lui era sicuramente già santo in questa vita terrena per tutto quello che lui faceva e aveva fatto. E se soltanto avessi potuto stringergli la mano sarei stata felicissima. In proposito, io voglio leggere proprio una frase che ha scritto, vedendoci molto lungo. Ha scritto al Santo Padre, a Giovanni Paolo II: vorrei comunicarvi la mia stima, la mia ammirazione e tutto l'affetto che nutro per voi. Siete una persona speciale, sicuramente santo in questa vita terrena. Già santo in questa vita terrena. E auspicava un incontro, una stretta di mano, è arrivata una lettera con una benedizione. Mi arriva, io non me lo aspettavo, perché il mio parroco mi disse che quando, tanto io scrissi così a mano, senza computer, quella è la fotocopia, il mio parroco disse che quando il Papa doveva rispondere, generalmente si serviva del parroco del quartiere, e invece mi sono vista per venire a casa una lettera bellissima in carta pergamena con la benedizione apostolica, segno di... Era un pegno d'amore, diciamo, che il Papa aveva nei miei confronti, benedizione apostolica, quindi indulgenza plenaria, perdono di tutti i miei peccati, per quello che avevo vissuto. E per me è stata una gioia immensa. Non me lo aspettavo, a casa mia, al mio indirizzo, quindi... La sua lettera. Sì. Allora, salutandola, che cosa si augura, che cosa desidera fare adesso, per il futuro, ora, di questa vita che le è stata restituita? Non voglio usare la parola voglio perché la parola voglio non c'è nemmeno nel giardino del re. Vorrei poter avere la forza di portare la mia croce, perché comunque è una croce che dovrò portare vita naturale durante, perché l'allergia a certi alimenti purtroppo non guarisce più, nemmeno se io decidessi di aver avuto un figlio, perché sarebbe molto pericoloso anche per il nascituro. Però vorrei che lo Spirito Santo mi potesse dare sempre il sorriso, che non costa nulla, ma dà tanto, il sorriso e la forza per poter dire alle persone messe come me o messe peggio di me: forza, non avere paura di questa vita terrena, perché anche se siamo di passaggio, il Signore è lo scopo. Grazie, Monica.